da dove parte la santità? Cioè, che cos'è questa cosa grande che io e te dobbiamo fare? Questo fatto per cui non posso accontentarmi di vivere di cose piccole, io devo fare cose belle. Ma se c'hai 20 anni, ma come non puntare in alto? Come accontentarti? C'è un'inquietudine santa dentro il cuore mio e tuo. Io non mi posso fermare così a un risultato minuto. Non buttare via niente della tua vita. Ti serve tutto. E ci sono cose che tu dici, ma quello perché mi è successo? Non l'hai ancora sfruttato bene. C'è una grazia in tutto. Dio può trasformare in bellezza anche la storia più disperata. Non abbiate paura di essere santi. Perché ne ho paura? Perché ne hai paura? Perché abbiamo paura di andare fino in fondo. E vai fino in fondo, che c'hai da perdere? Abbiamo paura di credere alla bellezza che noi siamo. Ma Cristo ci crede. Cristo ci crede che tu sei importante. Dà la vita per te. Muore per amore tuo, per te risorge. Ma ti tratti come una cosa da 4 soldi, mentre invece sei importantissimo. Vali il sangue di Cristo. Quanto valgo io? Quanto vali tu? Il più triste che sta qui, il più sgonfio, il più scoraggiato che stia qua dentro, sappia che non sta credendo alla verità. Se la tristezza abita nel tuo cuore, non è la verità quella lì. La verità è Cristo, e la verità è che Cristo ha pensato che tu sei uno che vale la pena che la seconda persona della Santissima Trinità fosse torturato, flagellato, crocifisso, morisse per amore tuo. Lui ritiene che si può fare. Lui ritiene che tu vali la pena. Credere all'amore di Dio. Guarda che Dio non ti ama solo perché è amore, ti ama anche perché t'ha creato Lui e sa che sei bello, sa che sei bella, sa che senza di te non si può fare. Sai perché t'ha creato Dio? Perché senza di te non si può fare. Ci sono persone che solo tu puoi amare. Ci sono cose che solamente tu potrai fare, parole che solamente tu potrai dire, sentimenti che solo tu potrai provare. In nome di Cristo, sii te stesso, davanti a Dio. Speriamo ci sia qualche coraggioso qua dentro.